Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Spaghetti alla bottanesca industriale dei totani. Perché i totani? Perché industriale? Perché ho visto quel film Bottane Industriale che... Come si chiama il titolo? Dai, vabbè, voi me lo scrivete qua sotto. È un capolavoro che oggi verrebbe anche criticato, però. Addio intelligenza. Ma che cosa ve lo dico a fare? Ragazzi, perché i totani? Perché questa è una ricetta economica, perché questo è il periodo in cui ci sono i totani e sono economici, quindi è anche una ricetta per salvare il mare, quindi mangiare il pescato di stagione significa permettere agli altri prodotti del mare di potersi riprodurre, ed è per quello che ogni stagione ha anche il suo pescato. Ma questa non è solo una ricetta economica, ma è anche una ricetta economica ed espressa, il che significa che in poco tempo già servite in tavola qualcosa di spettacolare. Andiamo a vedere subito quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Vieni qua, facciamo subito, poi dopo facciamo la sigla, poi sbrem, eccetera, eccetera. Partiamo dai totani, guardate che meraviglia, che belli che sono. Li ho pagati 3 euro e qualche cosa, 500 grammi di totani, un pochino di più. Poi spaghetti quadrati, voi potete utilizzare anche gli spaghetti normali, però meglio trafilati al bronzo per questa ricetta, eh? Ok, vi ricordo io sempre quando è meglio trafilato al bronzo e quando invece è meglio, mi abbasso io visto che la telecamera non si alza. Zaridi. Io fai vedere i prodotti. E vabbè, ho capito, anche io sono un prodotto. E che prodotto? Olio extravergine di oliva di alta qualità. Questo è quello del mio carissimo amico Giuseppe. Ve l'ho già consigliato 1000 volte. E poi un giorno vi racconterò un aneddoto spettacolare riguardante quest'olio. Ma andiamo avanti. Vino bianco secco. Dei pomodorini, 200 grammi. Ve l'ho detto quanto di pasta? Gliel'ho detto? Non mi ricordo. Comunque, 220 grammi di spaghetti, poi 200 grammi di pomodorini, pochini, latterini, ciliegini, insomma quelli che più volete, sale e pepe, poi prezzemolo tritato, un cucchiaio di pasta d'acciughe, oppure in alternativa alla pasta di acciughe vanno bene anche i filettini di acciughe, due, un paio di cucchiai di olive denocciolate, dei capperi, di salati, anche lì un cucchiaio, poca roba, uno spicchio d'aglio e peperoncino a volontà. Ragazzi, are you pronti? Allora vai con la sigla e cominciamo la nostra preparazione. Spaghettino alla bottana industriale di totani. Cominciamo dalla pulizia dei calamari. La vedete questo angolo, diciamo questa spina? Ecco, qui è collegata la testa con il resto del corpo, ovvero il ciuffo con il resto del corpo. Inserire il dito lì per poi estrarre la testa. Dopodiché dobbiamo andare a eliminare quella che è la cartilagine. Spesso e volentieri si rompe questa cartilagine. Adesso vedete, esce un primo pezzettino, però basta andare a scavare bene, bene, bene. In fondo con il dito e voilà, piano piano, eccola qua, e voilà, eccola qui. Mi raccomando, svuotate bene la pancia da tutte quante le interiora, perfetto. In fondo ci trova della roba bianca, ecco questa qui, lasciatela dentro perché è buonissima, ok? E il corpo lo mettiamo da parte. Passiamo al ciuffo. Allora, dobbiamo andare a eliminare in questo modo questa parte, perché questa non si mangia, che è la parte della, diciamo, delle vere interiora. Poi qui c'è il becco e voilà, si elimina anche questo. Dopodiché dobbiamo andare ad eliminare gli occhi. In questo caso sono piccolini, quindi vengono via facilmente. Basta semplicemente fare un po' di pressione, come vedete, in questo modo. Magari li sporcate un po', però escono abbastanza facilmente. Schiacciate, escono fuori. La cosa più importante da fare è quella di pulire bene i tentacoli. Perché? Perché all'interno dei tentacoli, al posto delle ventose, ci sono dei piccoli dentini. Guardate, non si vedono benissimo, però al tatto si sentono molto bene. Bisogna eliminarli per bene. Lo step successivo
è quello di lavarli molto bene in acqua e sale. Per quale motivo? Perché la pelle del calamaro, del polpo, della seppia, tende a catturare della sabbia. Quindi, che cosa facciamo? Li mettiamo all'interno di una boule, gli aggiungiamo del sale grosso, poi diciamo impastiamo, mescoliamo molto bene. E guardate, adesso l'acqua la vedete che è bella pulita. In pochi secondi l'acqua diventerà sporca. Perché? Perché il sale ha una leggera azione abrasiva e corrosiva, quindi staccherà tutte le impurità presenti sulla pelle dei totani. Ve lo faccio vedere piano piano perché si vede chiaramente che l'acqua poi diventa sempre più sporca. Nella fase finale risciacquate bene il tutto con acqua dolce, quindi senza sale, perché altrimenti poi dopo assorbirebbero un eccesso di sale. Ok? Per quanto riguarda il corpo del calamaro, lo tagliamo così, semplicemente ad anelli, vedete, in questo modo, molto semplice. Passiamo al ciuffo, stacchiamo il ciuffo, lo tagliamo a metà, se poi è piccolino lo possiamo anche lasciare intero. E invece la parte superiore dove c'erano gli occhi, anche questa la tagliamo a metà. Se è piccolina la lasciamo intera, se è piccolino lo lasciamo tutto il ciuffo intero, ok? Lo spicchio d'aglio lo schiacciamo, eliminiamo la pellicina, dopodiché osh, eliminiamo tutta la pellicina, eliminiamo anche il culotto, quindi lo tagliamo a metà per eliminare il germoglio, ovvero l'anima centrale. Ve l'ho già spiegato mille volte per quale ragione va eliminata, perché è la parte più intensa dell'aglio e quindi è una parte che può in alcune persone creare problemi di reflusso gastrico, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché lo tritiamo finemente. Quindi via all'interno della padella. Ragazzi, questa è una ricetta maschia o femmina, decidete voi, però ha un dato, ci vuole il peperoncino perché il peperoncino gli dà un tocco davvero spettacolare. E io ne metto due, ok? E due e sono anche pochi. E via, anche loro all'interno della padella. Oggi bisogna stare attenti a dire maschio o femmina, forse è meglio dire che è una ricetta fluida, esattamente come l'olio che è fluido e che va aggiunto, quindi aggiungere un pochino, poco 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 di prezzemolo e cominciare così il soffritto a fuoco basso 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 basso. Intanto tagliare in quattro parti i pomodorini. Come vedete, sto utilizzando un coltellino piccolino con i denti perché anche il miglior coltello del mondo mondiale davanti a dei prodotti acidi come pomodoro o limone perde il filo. Allora, per evitare è meglio utilizzare questo tipo di coltellini. Adesso entriamo nella fase importante della ricetta perché qui sta tutto, ok? Allora, fase numero 1. Quando l'aglio risulta bello dorato, alziamo il fuoco a manetta e inseriamo i totani. Ve lo faccio vedere tutto in diretta per capire qual è il real tempo di cottura dei totani. Guardate piano piano come si stanno trasformando, come si stanno arricciando, come stanno iniziando a rilasciare e ush, questo torna dentro i loro liquidi, ok? Aggiungere subito, immediatamente un pochino di sale, poco poco. Però è importante un pochino di pepe. Calcolate il tempo nel quale io li sto cucinando perché ve lo sto facendo vedere tutto quanto in diretta e guardate la trasformazione. Perché questo è il tempo reale di cottura dei totani. Cioè, se li cuocete oltre, troverete un prodotto gommoso. Ok? In questa ricetta ci tengo a farvi vedere quello che sta accadendo secondo per secondo, quindi non più di un minuto. Guardate, guardate il liquido che hanno rilasciato, ancora gli manca un pochino. La cosa che dovete imparare è che in questo momento sono già cotti, quindi spegnete il fuoco. Togliete addirittura la padella dai fornelli. Questo è il loro reale tempo di cottura, ok? Togliamoli e lasciamo il liquido all'interno della padella. Assaggiateli, li troverete morbidissimi, deliziosi. Se li cucinassimo oltre, dovremmo poi superare i 20 minuti per farli tornare morbidi. Guardate, assaggiateli, sono tenerissimi, buonissimi, deliziosi.
non li dovete cucinare oltre, quindi gli mettete un coperchio e li lasciate da parte. Per quanto riguarda invece il fondo di cottura, quindi il liquido che hanno rilasciato, lo continuiamo a cuocere per circa un minutino e lo facciamo ridurre un pochino. Dopodiché aggiungiamo il vino bianco secco, 2 o 3 filettini di acciughe o in alternativa, come sto usando io, la pasta di acciughe, un cucchiaio, e poi teniamo il fuoco bello bello vivo perché la parte alcolica del vino deve assolutamente evaporare. E qui dobbiamo formare una crema e come potrete vedere si formerà nell'arco di pochi minuti una crema deliziosa. Da questo momento in poi possiamo già cominciare la cottura della pasta perché fondamentalmente il sughetto è già pronto. Ora che questo fondo comincia a ridursi e ad addensarsi per bene, possiamo aggiungere le olive e i capperi. Il profumo è davvero importante. Se l'assaggiate vi accorgerete che è un po' forte, però così deve essere, perché ricordatevi che poi bisogna riaggiungerci i totani e bisogna aggiungersi anche la pasta. Quindi questo sapore così concentrato si diluirà e diventerà un profumo di mare meraviglioso, ma non soltanto. Bisognerà aggiungerci anche un altro ingrediente che aumenterà il livello di acidità, e l'acidità non è una cosa negativa, è una cosa buona. Acidità e dolcezza, e questo ingrediente è lui, il pomodoro. Prima di aggiungere il pomodoro, alzare un pochino il fuoco e far addensare ancora un pochino di più questo fondo di cottura. Quindi, dopo che abbiamo aggiunto il pomodoro, aggiungere immediatamente un pochino di sale, non tantissimo, perché vi ricordo che gli altri ingredienti hanno comunque una buona percentuale di sale, ma non sufficiente per dare la giusta sapidità a 200 grammi di pomodorini. Ok? Quindi fuoco alto fino a quando non comincia il bollore, dopodiché mettere il coperchio e continuare la cottura per 5 minuti a fuoco basso. Gli spaghetti sono praticamente pronti, manca giusto 1 minuto e mezzo al tempo di cottura indicato in confezione e guardate il risultato che abbiamo ottenuto all'interno della padella, qualcosa di spettacolare. Il tempo di cottura di questi pomodorini è davvero di pochi minuti, non ci dobbiamo preoccupare del licopene, eccetera, eccetera. In questa ricetta è sufficiente il sapore, ok? Saltare bene il tutto, amalgamare bene il tutto. In questo modo, guardate che meraviglia, che spettacolo, qualcosa di davvero toccante. Cioè, io veramente questa ricetta penso che è una delle ricette più buone che ho mai inventato, realizzato e bla bla bla. A questo punto, inserire i calamari che mi hanno lasciato da parte, ok? Perché dobbiamo riportarli a temperatura, saltare bene il tutto, mescolare bene il tutto. Non dobbiamo fare una grande cottura, anche questa fase ve la faccio vedere in diretta in maniera tale che vi rendete conto dei reali tempi di cottura. Quindi spengo il fuoco in questo momento, tac, basta. Aggiungere il prezzemolo. Vi ricordo, il prezzemolo si aggiunge comunque a prescindere sempre a fuoco spento perché altrimenti rilascia una tonalità amarognola. Ma un pochino l'hai messo nel soffritto? Sì, perché quando viene fritto invece rilascia una tonalità dolce. E le cose strane della vita. Mettere il coperchio e lasciar riposare per un minutino. Dopodiché andare ad impiattare. E va bene ragazzi, thank you so much for your attention. Now facciamo il piattino fighetto dei fighetti, dove uno deve tribulare per mettere poco e niente all'interno del piattino. E poi dopo invece faremo anche il piattino aggressivo industriale. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché per me, credetemi, è molto molto importante. Arrivare a 1 milione è sempre stato uno dei miei sogni e mi manca ancora tanto, quindi ho davvero bisogno
di un vostro aiuto per arrivare a 1 milione. Per farlo dovete condividere le mie ricette con tutti quanti, iscrivervi al canale e se avete qualche dubbio, qualche non so, domanda, trovate tutte le risposte sul mio sito internet oppure sui social, seguitemi perché anche lì riesco a rispondere spesso e volentieri. Lo quiero mucho e alla prossima video ricetta. Ve l'ho detto del libro? Sì, lo trovate in tutte le librerie e in tutti i store online. Buon appetito, alla prossima video ricetta. Ciao! Comunque a me questi piatti da fighetti non è che mi piacciono tanto, vieni qua, a me piace il piatto arrogante, dove se uno prende ci sbatte la roba dentro così. No! Cosa no? Ma cosa no? Ma cosa no? Ma a me vieni qua, ma buttaci dentro un po' di roba qua, che cacchio è sta roba che uno deve fare le cose così, cioè non lo so, vieni qua, fai le... Un bel piattino, come Dio comanda. Mettiamoci, che ci devi mettere un po' di tutto, le olive, i capperi, i calamari. Il problema è che questo è un piatto troppo buono, è troppo buono. E poi ci vogliamo metterci un pochino di olio arrogante e prepotente della Calabria, di quello buono veramente. Ci vogliamo, vieni qua, facciamo un brindisi. Ciao. Tranquilla, te la faccio assaggiare, non ti preoccupare. Ci vuole un piatto alla Mimì metallurgico e andiamo a fare la prova da sé. Per me è meglio, vieni qua. Fai vedere. Dammi il telefono, faccio io la foto. Dov'è? No, c'è il telefono. Così si fanno con un piatto, dammi il tuo telefono. Eh? Allora, dammi il tuo telefono che ci faccio una bella foto. Allora, cioè, tac. Ci facciamo la foto così, ce la carico così, no, con lo spaghettino messo lì. Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Oh, vieni qua vicino. Guarda. Stiamo guardando. Maremma. Com'è? Mamma mia. Perché il vero segreto è cucinare a ogni cosa, dare la sua giusta percentuale di sale. Adesso divento serio, è troppo buono, divento serio. E a ogni cosa dare il suo giusto tempo di cottura. È una cosa importante, andiamo a mangiare, però ricordati.